È stato presentato alla Gran Guardia il nuovo romanzo di Federico Reggini, Mistosh, intimi dialoghi notturni tra isolani. L'ultima fatica letteraria dello scrittore albano segue il suo primo romanzo del 2006, L'Isola. Grazie al Mistosh, una pozione magica, i protagonisti del libro andranno alla ricerca del significato perduto dell'insularità. È stata una parentesi, perché non è proprio un vero romanzo come L'Isola, è un racconto lungo. E dopo L'Isola è partita la scrittura di un altro romanzo che è rimasto lì, e questa è stata una parentesi che ci siamo trovati, diciamo, tra L'Isola e questo nuovo romanzo. È nato come un racconto, prima inizialmente come un piccolo racconto per una sceneggiatura che riguardava un cortometraggio fatto da dei ragazzi albani che sono del collettivo fotografico di Alessandro Beneforti. Dopodiché si è sviluppato ed è venuto fuori questo racconto che, non so, forse è una chiave per di scoprire un po' l'isolanità, un qualcosa che ci accomuna più che ci divide, insomma. Nel romanzo sono presenti anche numerosi personaggi che hanno fatto la storia dell'isola, da Napoleone a Pietro Gori, fino all'apneista Jacques Maillol. Tanti protagonisti maschili, mentre il finale è dedicato a una donna speciale, l'isola stessa. Che l'isola poi fondamentalmente è femmina, quindi l'isola uno può plasmarla, può cercare di plasmarla a suo piacimento, sarà sempre bagnata da questo mare, sarà sempre battuta su questo vento, ma l'isola è donna e l'isola tale rimane, quindi se ne frega, se ne sbatte di tutto quello che uno cerca di cambiare.